Alla scoperta dei tipici balli scozzesi senza muoversi di un solo centimetro dalla propria scuola è quanto accaduto sabato scorso all'interno del liceo classico Tommaso Campanile di Modica, una mattinata certamente diversa per alunni e docenti che, avvisati tramite circolare dal dirigente scolastico Sergio Caruba, hanno vissuto qualche ora all'insegna della musica e dell'aggregazione, il tutto nato quasi per caso grazie alla presenza della lettrice di nazionalità scozzese Sophie Peterson proveniente da Stirling. È stata lei ad accendere la in quello che è stato un momento vissuto con estrema gioia da parte di tutti gli studenti. Sophie Peterson ha quindi dato il via a un progetto del MIUR con una giornata dedicata alla tradizione delle danze scozzesi che ha fatto registrare grande entusiasmo da parte dei partecipanti che hanno riempito la palestra dell'istituto pur sempre rispettando tutte le normative anti-Covid con turnazioni per classe. Musica e danze in una palestra addobbata a festa e dal caldo clima natalizio, poi, dulcis in fundo, anche un momento ricreativo per far continuare quello spirito d'aggregazione e gioia tipico proprio delle danze scozzesi. Ragazzi e ragazze del Campanile hanno infatti scoperto il ballo tradizionale scozzese, una forma di ballo sociale che coinvolge gruppi di coppie di ballerini che percorrono determinati schemi in modo progressivo a seconda della coreografia. Momenti di incontro e socializzazione quasi paragonabili alle nostre veglie contadine, dove a prevalere è sempre il gruppo che balla in occasione di feste, mentre si raccontano storie, si canta, si declamano poesie o si mangia. Si distinguono per la brevità delle sequenze, solitamente 16 battute, e la loro ripetibilità, così da poterle ballare con differenti partner. Questo è quanto spiegato proprio da Sofia agli alunni del Campanile, che hanno terminato la giornata con un tipico banchetto natalizio, ringraziando per questo innovativo progetto. Thank you.